A Milano, nella sede di Take Group, incontriamo il CEO Marco Di Marco. Partiamo da un importante riconoscimento che avete ottenuto secondo il report Smart di DataBank, che vi ha definito Company to Watch. Dunque, secondo lei, che cosa vi ha permesso di ottenere questo riconoscimento? Beh, intanto DataBank significa Cerved. Cerved è il più importante information provider italiano e una delle agenzie di rating più importanti in Europa. Questo riconoscimento ci è stato dato innanzitutto per i fondamentali di bilancio, cioè il nostro bilancio è sano, è bello, cresce e anche tutti i parametri che vengono utilizzati solitamente in finanza funzionano. Ma non è solo questo. Cerved ha pensato di darci questo riconoscimento come Company to Watch per altri motivi che riteniamo molto importanti. Intanto quello di avere una base clienti solida che ha poco turnover e quindi fidelizzata. La seconda cosa sempre importante è che abbiamo organizzato un'integrazione tra varie agenzie che funziona perfettamente. Tutto questo porta anche a un approccio consulenziale verso il cliente diverso da quello tattico della campagna e quindi abbiamo un approccio molto più elevato, se mi permette il termine, che ci permette di dare una visione strategica a 360 gradi. Poi le persone. Abbiamo all'interno del nostro gruppo persone credibili, hanno un'esperienza alle spalle molto importante e che quindi all'esterno vengono considerate come un gruppo di persone che autorevolmente possono dire la loro su queste cose. Tutto questo quindi ha permesso a Cerved di considerarci come Company to Watch per il comparto delle agenzie pubblicitarie, quindi una cosa per noi molto molto interessante, più di tutti i premi che potremo vincere nello specifico per le campagne di comunicazione o di pubblicità. Come ricordava lei, Take Group è formato da più strutture e recentemente Take ha acquisito il 60% della digital company del gruppo. Ecco, che tipo di scelta strategica è stata fatta? Come mai questa scelta? Più che una scelta strategica è stata una scelta dettata da una necessità di razionalizzazione. Io personalmente ho fondato Redfarm, che è la digital company, e ne detenevo le quote a livello personale. Nell'ottica di Take Group invece è risultato molto più interessante e più giusto che queste quote fossero detenute dal gruppo. Ecco perché ho ceduto a Take le mie quote personali, quindi solo una razionalizzazione, nulla di più. Poi recentemente avete annunciato l'ingresso di Francesca Barone, che già era in Take e che ora ha acquisito il ruolo di partner. Come dicevo prima, noi siamo un gruppo di persone e queste persone devono sapere che all'interno di Take si può arrivare anche a diventare partner e quindi parte integrante dell'azionariato. Per noi è fondamentale, perché questo significa che teniamo a far sì che le persone stiano con noi. Non vogliamo, come non abbiamo turnover nei clienti, non vogliamo avere turnover delle persone. Ed è giusto che ci sia l'ambizione a poter arrivare al massimo livello possibile che il nostro gruppo può permettere. Ora facciamo il punto sui risultati. L'anno scorso, il 2014, è stato chiuso in crescita del 16%, se non erro. Quali le previsioni, visto che ci avviciniamo alla chiusura dell'anno, per quest'anno? Per quest'anno saremo in crescita ancora in doppia cifra. Gli ultimi dati che sono relativi al periodo agosto-settembre ci dicono che siamo sopra il risultato dell'anno scorso del 12%. Contiamo di mantenerlo e, ove possibile, di migliorarlo in quest'ultima parte dell'anno. Ma non solo, credo che ci siano due aspetti fondamentali, che la nostra gestione sana degli ultimi anni ci ha permesso in quest'anno di spendere molto in investimenti. Noi stiamo facendo investimenti notevoli per far sì che l'approccio consulenziale, per il quale ormai siamo diventati noti, possa essere utilizzato non solo dai big spender nel mondo della comunicazione, ma anche dalle piccole e medie imprese italiane che creano il vero tessuto economico della nostra nazione. E questo lo stiamo facendo senza aiuti esterni, quindi vuol dire che siamo stati bravi a patrimonializzare quello che abbiamo fatto nel tempo. E penso che entro la fine dell'anno faremo un'altra acquisizione per chiudere il cerchio delle agenzie che faranno parte del nostro gruppo. Ci manca una
parte importante, che è quella delle relazioni esterne, stiamo valutando un'acquisizione in questo senso. Tra le novità anche il nuovo sito, dove si spiega meglio come è composto Take Group, con le varie caratteristiche di tutte le strutture che lo compongono. Ecco, che cosa ci racconta riguardo? Ma semplicemente che abbiamo voluto semplificare l'informazione che il gruppo dà all'esterno e abbiamo quindi fatto un sito molto molto semplice, molto succinto, che metta in evidenza prima di tutto anche la solidità del gruppo dal punto di vista economico e di numero di persone che ci lavorano, per poi chiaramente dare anche un overview di quelli che sono i nostri clienti principali e delle attività che via via nel tempo noi realizziamo per questi clienti. Quando ci siamo visti era prima dell'apertura di Expo 2015 e avevamo azzardato delle previsioni. Adesso siamo quasi alla fine. Secondo lei quali ricadute ha avuto questo importante evento sul settore delle agenzie, sul comparto? Allora, sul settore delle agenzie credo ci sia stato un grossissimo aiuto per il comparto degli eventi. Ho visto che in quel settore c'è stata una rivitalizzazione che quel comparto aveva bisogno di ricevere, perché era un comparto che ultimamente è stato veramente in difficoltà. L'Expo ha dato loro la possibilità finalmente di tornare a essere a quel livello anche di competenza che ultimamente si era un po' perso. Per il Paese io sono contentissimo di come sta andando, spero che sarà un successo ancora maggiore, perché come dicevamo l'altra volta prima che partisse, è una cosa secondo me incredibile per noi. E sono molto contento di come sta andando. Ringraziamo Marco Di Marco, per ADV Express TV, Serena Piazzi.